I corridori spagnoli si erano anche messi d'accordo perché dopo 8 chilometri sono scattati i corridori della Vitalissio e della Kelme. In caso, scusa, vediamo Lanfranchi e Mazzoleni. C'erano 4 corridori della Kelme e 3 corridori della Vitalissio. Hanno fatto i primi chilometri a 60 all'ora, aiutati anche dal tratto in discesa, e lui, Di Luca, è riuscito a entrare in questa fuga. Per molti chilometri è stato virtuale maglia rosa, secondo me non ha neanche speso tantissimo, anche se non ha più la condizione di prima. Però è comunque importante vedere la reazione di questo ragazzo abruzzese. Ieri su 16 corridori ne abbiamo visti 5 della Mapei, vale dire Tonkov, Noè, Axel Merckx che poi è caduto, Lanfranchi che ancora all'attacco e McRae. Allora a questo punto la Mapei potrebbe decidere di cambiare le gerarchie e di affidare a Noè la leadership. Sembra che le abbia già cambiate perché ieri non hanno corso per Tonkov. Bisogna dire che Lanfranchi e McRae sono stati bravissimi perché soprattutto per il loro lavoro Tonkov e Noè sono rientrati sul gruppettino che era fuggito sulla Marmolada. Poi Noè è scattato, io non ho ben capito quello scatto. Tenere la scia, però questo errore... fare la sua corsa. E adesso spiegami cosa significa questo attacco di Mazzoleni. Mazzoleni che è stato attivissimo in queste fasi del giro e di Lanfranchi. Lanfranchi che però mi sembra si mantenga nella scia di Mazzoleni. Lanfranchi sta attuando la stessa tattica di ieri, che è stata una tattica molto buona. Ricordate che prima della Marmolada era andato in fuga Lanfranchi, è riuscito a scollinare col gruppetto di Tonkov e ha tirato tutta la discesa e anche i primi chilometri della sella. Adesso stanno facendo la stessa cosa, Mazzoleni, gregario di Gotti, Lanfranchi, gregario di Tonkov e Noè cercano di avvantaggiarsi, di mantenere un po' un buon vantaggio, anche perché potrebbero essere utili nella discesa e nel tratto conclusivo di questa tappa per Gotti e Lanfranchi per Tonkov e Noè. E intanto in prima posizione vediamo Tonti che sta lavorando a fondo per Di Luca, un atleta giovanissimo, un ragazzo che sicuramente rappresenta l'avvenire del nostro ciclismo, quindi è giusto seguirlo. Ieri ha avuto una giornata di defaianza ed ecco un altro che dobbiamo seguire, ecco con la maglia giallorossa, vale a dire Ivan Basso, ex campione del mondo degli under 23. Sono forse loro gli uomini emergenti, gli uomini del futuro del nostro ciclismo. 55. La mano è andato in crisi in varie occasioni, però già ieri era andato all'attacco prima della Marmolada, poi è arrivato staccato e oggi di nuovo all'attacco. Di Luca adesso sta cercando di recuperare i minuti persi ieri, sta tirando molto bene Tonti, questo ragazzo marchigiano di Osimo, 24 anni, al secondo anno da professionista, da dilettante correva nella Sintofar Matolotti e l'ultimo anno, nel 98 appunto, ha vinto 4 corse. Cronaca diretta, all'attacco Lanfranchi e Mazzoleni, ma sentiamo Fondriest. Tutti. Bellissime questi ultimi due giri. Ponti lo conosco da una decina d'anni, quando io vinsi a Castelfidardo da dilettante, siamo diventati amici di famiglia, lui ha iniziato a correre con i giovanissimi. Scusami Maurizio, dimmi. Sono passati un po' più di anni quando eri dilettante, non sì. Dimenticartelo. Hai vinto di Capirossi. Prende il. Ti abbiamo Victor Rossi. Era già Ochoa e Vizioso. Poi Lanfranchi che è al comando in fuga con Mazzoleni della Mapei Quick Step. Poi Pico Gonzales, detto il Cepe della Selle Italia Nectar. E sempre della stessa squadra guidata da Gianni Savio, Herrera Montagna. Ed eccoci con il gruppo della maglia rosa. Maglia rosa che ha avuto forse un attimo di defiance, forse non pensava che si andasse così forte e adesso stanno tirando però gli uomini della Lampre-Daikin. Perché? Per Gilberto Simoni, ieri ha sfiorato la vittoria, è stato bravissimo, se n'è andato negli ultimi 8 chilometri del set. Resta da guadagnare nei confronti degli inseguitori. E lavorazione grafica via Satta, perfetto quest'anno, questa è. Sono usciti per l'occhiello in tempo reale i distacchi e la posizione. Infatti vediamo proprio i puntini del gruppo e dei fuggitivi. 23 secondi hanno. Capirossi ha vinto, peccato, hanno fatto bene a provare. Per gli uomini della Lampre ci sono anche gli uomini di altre classifiche davanti, vedo Garzelli con al fianco Forconi, c'è anche Belli, c'è la maglia rosa, tutti quanti lì. Mentre è scattato un corridore, penso il colombiano dovrebbe essere Ceppe Gonzales, all'inseguimento della coppia di testa che è lì davanti. E un consiglio,
non vi allontanate, tra poco vedrete delle immagini incredibili. Il Gavia, il mitico, il terribile Gavia. Un altro consiglio, non so se quelli che sono sul Gavia, qualcuno avrà sicuramente la televisione, non spingete i corridori, perché sulla San Pellegrino in Alpe, sulla Marmolada ci sono state tante, troppe spinte. Pensate che c'è anche una non dico una rivolta, comunque il direttore sportivo... Eccoli qua, ecco queste immagini del Gavia. E dobbiamo fare ancora i complimenti alle forze dell'ordine, perfetti. Direttore sportivo, ancora lui a dispetto. Le cose si ribaltano, perché di solito è la giuria che controlla i corridori, ma dal momento che la giuria, almeno ieri, non ha fatto il proprio lavoro, i direttori sportivi sono arrabbiati, perché bisogna punire un po' troppo, bisogna punire giustamente i corridori che si attaccano troppo spesso alla Miraglia. E questo niente, non so se ti ricordi la vittoria di Breaking in una giornata da tregenda, neve. Ne successero di tutti i colori, vinse Breaking, Amstin arrivò secondo ma vinse in nona posizione. Anche Valentino, pare che la metà dei corridori sappiano raggiunto il traguardo in macchina. Quello era anche Walter comprensibile, il primo. Era comprensibile perché era impossibile o quasi scendere in bicicletta dal Gavia, c'era la neve, c'era un freddo che andare in bicicletta era quasi impossibile. Ma attenzione, perché freddo e neve li vedrete anche. Eccoci che la regia ci ripropone subito la maglia rosa. Freddo, neve anche oggi nella discesa, nella pericolosissima discesa del Gavia. E ringraziamo gli spettatori, 4 milioni di spettatori con il 40% di share. E in prima posizione c'è Piccoli, ieri. E in prima posizione eccoci con Piccoli, gli uomini della Lampre Daikin evidentemente stanno preparando un contrattacco, mentre vedete Di Luca. Avete visto che De Luca non ha reagito allo scatto di Cepe Gonzalez, è salito regolare e fa benissimo, perché gli scatti si pagano in questa salita. Cepe Gonzalez, che lo vediamo in seconda posizione, è alla ricerca di una vittoria di tappa. Oggi è passato dal Passo del Tonale, dove vinse 3 anni fa. Mentre Di Luca è alla ricerca di un buon piazzamento quest'oggi per ritornare nelle parti alte della classifica, quindi deve salire in modo regolare, non deve fare scatti. E intanto vediamo in coda questo primo gruppetto con il numero 26, Francisco Perez Masego, spagnolo della Banesto, sta perdendo contatto. Ecco, qualcuno vuol sapere, vorrebbe capire come mai un corridore come Di Luca, uno tra i ragazzi più attesi, mentre ora vedete Ivan Basso, mentre ora eccoci in testa al gruppo con Piccoli, con gli uomini della Lampre Daikin che stanno facendo l'andatura per riportare sotto Simoni. Tutti gli uomini dell'alta classifica sono lì in testa, si marcano, un marcamento strettissimo, una corsa tattica in maniera incredibile. E lassù vedete il Gavia, preparatevi a vedere qualcosa di terribile. Sì, io mi aspetto battaglia in questa salita, anche perché quest'anno il Gavia è strategico, è stato affrontato diverse volte anche negli ultimi anni, però dopo il Gavia tante volte, almeno qualche volta è stato fatto il Mortirolo, quindi se anche l'anno scorso fu fatto il Mortirolo e prima del Mortirolo fu fatto il Gavia, invece adesso qui è nel finale, dalla cima mancano 40 km, 30 sono in discesa, quindi mi aspetto battaglia da parte degli uomini di alta classifica. 4,5 secondi il vantaggio dei Battistrada che sono con il numero 6 Mazzoleni, eccolo qua. Poi Lanfranchi il 125, Gonzales, Cepe il 151, Cardenas il 74, Di Luca il 31, poi Peña il 199 e Basso il 12, ecco qua. Di Luca, ecco, qualcuno vorrebbe sapere come mai. Ecco, bellissima questa inquadratura, rivediamola, forse è lo scambio della borraccia del 2010. Avanti un po' troppi tempi, può anche darsi. Eccoli qua, Di Luca e Ivan Basso. Vedete che Di Luca c'ha solo una borraccia, comunque da bere a Ivan Basso, che la borraccia ce l'ha, probabilmente è vuota. Adesso siamo in un tratto abbastanza facile, è l'ultimo tratto facile prima che cominci la salita più impegnativa. 4 primi e 5 secondi il vantaggio dei Battistrada nei confronti del gruppo. Abbiamo detto nebbia, tanta nebbia. Bene. C'è anche Carlo Ceca, complimenti anche a lui per la seconda posizione. Sentiamo anche la discesa, una discesa pericolosissima, una delle più difficili del giro, anche perché se non si è asciugata in queste ultime ore, questa mattina era bagnata, e con la discesa bagnata diventa ancora più.
però sei stato bravo. Anche Mansebo è riuscito ad accodarsi al gruppetto di testa. Eccoci con Garzelli, un altro emergente. Volevo far vedere i corridori, quasi tutti hanno i manicotti. Missaglia non li ha, ma tutti gli altri hanno i manicotti abbassati. Perché? Perché anche loro Missaglia prevedono... è questo che vediamo in primo piano. Anche perché anche loro prevedono che ci sia un po' più freddo ai 2600 metri del Gran Piano della Montagna, e appena scendono se li tirano su, ecco, e quindi hanno le braccia protette dal freddo. Immagini in diretta, neve, un tratto difficilissimo, pericolosissimo, fa freddo. Dobbiamo ancora fare i nostri complimenti. Tre giri e con Valentino Rossi e Max Biaggi. E anche molte donne. Mancava solo la Draisienne e il velocipede, poi salivano con tutti i mezzi possibili. Intanto vedete Missaglia, che abbiamo appena visto in testa al gruppo. Un'immagine splendida, perché hanno dimostrato una grandissima sportività. Una sportività non solo per arrivare in vetta al Gavia, con Belli, vediamo Savoldelli, Gotti, non solo in bicicletta, non solo questo grandissimo gesto sportivo, ma anche un grandissimo senso di sportività, di umanità nei confronti del gruppo. Fondries. Dico quello che dicevi sulla discesa, hai perfettamente ragione. Io l'ho percorso sia la salita che la discesa con Brosio poche ore fa. E come vedete, beh, la strada si sta... Non è che Brosio sia Savoldelli, però, No, però per quello volevo dire... Stiamo scherzando, sì, Due ore fa, come vedete, la strada si sta asciugando. Però nella discesa hai dei tratti asciutti e dei tratti bagnati. E questo diventa ancora più pericoloso. Sì, perché quando la strada è tutta bagnata, che piove, i corridori hanno paura, sanno che la strada diventa scivolosa e hanno qualche prudenza in più. Con la strada così magari trovano un pezzo asciutto e mollano i freni, entrano magari in curva dove è un po' più coperta, trovano la strada bagnata, e lì veramente si rischia molto, perché le gomme vanno dall'asciutto al bagnato. Ecco, come vedete proprio in questa immagine, dei tratti come questi sono veramente pericolosi. E adesso vediamo se è possibile il collegamento con Bulvarelli. Buon pomeriggio, siamo al quinto chilometro della salita verso il Gavia. Sono rientrati poco fa Ivan Basso e poi Osa, lo spagnolo Osa della Banesto. Sono in otto davanti dopo il tentativo di Mazzoleni. Io ho fatto con i fuggitivi tutta la salita del Tonale e ho apprezzato il lavoro del giovane Tonti, compagno di squadra di Di Luca. Andrea Tonti, che si è staccato proprio qui a Ponte di Legno, poco dopo Ponte di Legno. Ancora in difficoltà Osa, vedo. Ivan Basso stenta a tenere il ritmo dei migliori, sempre Ceppe Gonzales a fare l'andatura e Di Luca alle spalle. Devo dire, molta emozione a bordo dell'ammiraglia della cantina Tollo. Il team manager Vincenzino Santoni stamani ha detto a Di Luca: se ieri è stato un crollo psicologico, oggi devi attaccare. Se si tratta di crollo fisico, puoi arrivare in ritardo anche oggi. Evidentemente è stato un crollo psicologico e oggi Di Luca è all'attacco. È stato anche maglia rosa virtuale. A voi. Auro, noi ci aspettiamo da te e da Fabretti un pezzo di colore per descriverci cosa sta succedendo sul Gavia. Qualcosa di incredibile. Folla, 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 tanta folla. Appena sarà possibile il collegamento con Fabretti, vi abbiamo già detto che oggi è estremamente difficile poter effettuare questa trasmissione per le condizioni atmosferiche. Un pezzo di colore per sapere esattamente cosa succede su questa salita. La gente, ecco qua, perfetto, grazie Nazareno. Eccoci con le immagini subito dopo il Gran Premio. Caduta, probabilmente ha toccato. Scritta, eccoci qua con il Gran Premio della Montagna. Ed eccoci con il gruppetto dei Battistrada. Vuoi ricordare tu chi sono? Ceppe Gonzales in prima posizione, poi abbiamo in seconda posizione Di Luca, poi abbiamo Lanfranchi, poi Cardenas, Pegna, Basso, Mansebo e Mazzoleni. Osa non c'è. Osa non so se sia ancora nel primo gruppo, penso di no. Intanto attenzione, perché adesso si è staccato Missaglia, non ci sono più uomini della Lampre Daikin, si è portato in prima posizione Forconi, compagno di squadra di Garzelli.
sempre per chi vuole mandarci un'email, per chi vuole fare delle domande ai corridori, può indirizzare la propria email a tgiro@rai.it per il processo alla tappa che andrà in onda subito dopo l'arrivo. E a proposito del processo alla tappa, Eugenio De Paoli ci ha mandato questa lettera di Franco Piccardo. Mi farebbe un grande piacere se De Zan, Cassani o Fondries parlassero un po' di Imerio Massignano, che su Gavia ha fatto un'impresa tanto bella quanto sfortunata. Vi ringrazio e vi saluto, Franco. Viva il Giro! Allora, chi ne parla? Ma io non mi ricordo. Non eri ancora nato. Maurizio, tu ti ricordi? Io penso che hai vissuto il ciclismo. Adesso è fincato in prima posizione con Belli. Fincato con Belli, ecco, quel giorno Maurizio, Imerio Massignano andò all'attacco. Tutte le formazioni avevano previsto una motocicletta per il cambio delle ruote, perché la giuria, l'organizzazione avevano proibito assolutamente che sul Gavia salissero le ammiraglie. Ebbene, tutti avevano preparato la moto con le ruote tranne la formazione di Massignano. Massignano però fu costretto a cambiarsi la ruota da solo. Arrivò Gaul. Gaul lo staccò, Imerio lo riprese. Arrivarono a 2 chilometri da bordo e quando Imerio, autore di un'incredibile impresa, stava per vincere, Forò a 2 chilometri dalla conclusione e vinse Charlie Gaul. È intanto in difficoltà Passo e Mancebo, eccoli lì, guardate il televisore, fate, ecco qua, inquadrati, pronti a intervenire, pronti a salutare, ma non spingete. No, cercate di applaudire i corridori, di incitarli, ma non spingeteli perché non è giusto. E intanto attenzione, un'azione tattica estremamente importante da seguire con le maglie bianche, vedete, Fincato e Belli, poi con le maglie gialle gli uomini della Mercatone, ma eccoli la maglia rosa è lì pronta ad intervenire e c'è anche Konishev, attenzione, sta per prepararsi un attacco della Fassa Bortolo, mentre Frigo. Ritorniamo sugli uomini di testa. Ecco, questo è uno dei tratti più impegnativi, strada molto stretta, un tempo era molto più duro il Gavia perché c'era un lungo tratto sterrato. Fondries. Forconi. Sì, ti ricordi i nostri tempi quando era bianca questa salita? Davide, io sono fortunato perché non ho mai fatto il Gavia, te l'ho detto quando mi hai chiamato per fare la presentazione di questa tappa, era la prima volta che facevo il Gavia, è un paesaggio stupendo, peccato oggi che sia nuvoloso, ma è una salita durissima, penso che sia una delle salite più dure anche della Marmolada. La Marmolada presenta queste pendenze incredibili come la Betone, come il San Pellegrino in Alpe, mentre il Gavia ha sempre delle pendenze importanti dall'inizio alla fine, quindi ci sarà grossissima selezione. E poi si va a 2600 metri, quindi anche problema di ossigeno. Sì. Mazzoleni, Lanfranchi, Gonzales, Cardenas, Di Luca e Pegna al comando in leggero ritardo a Basso e Mancebo, Auro. Sì, direi che ormai si sono staccati definitivamente il varesino Ivan Basso e lo spagnolo Mancebo, unico esponente della Banesto in questa fuga. Siamo al 7° chilometro di salita, questo è un tratto con la sede stradale molto stretta, se si dovessero incrociare due macchine non passerebbero. Attenzione perché è Simoni che è passato al comando e sta forzando l'andatura con Belli in seconda posizione e Francesco Casagrande in terza. Attenzione, rimaniamo su questa inquadratura, mentre oggi per le orribili condizioni atmosferiche gli elicotteri non possono alzarsi, quindi il collegamento verrà comunque confermato grazie all'aereo. Era già stato stabilito questo, altra chicca, altro fiore all'occhiello di Rai Sport. Purtroppo sino a qualche anno fa eravamo costretti a dirvi, date le attuali condizioni atmosferiche terribili, gli elicotteri non possono alzarsi. Adesso abbiamo l'appoggio dell'aereo. Sempre Simoni in prima posizione ed ecco la puntualizzazione. Sì, adesso siamo con le immagini, con il gruppetto di testa, sempre Cepe Gonzales, secondo Lanfranchi, ma penso che sia molto importante guardare cosa sta succedendo nel gruppo. Simoni ha forzato l'andatura con Belli in seconda posizione, Ceragotti in quinta, sesta posizione a 20-30 metri, cercava di rientrare.
E Auro, tu poc'anzi hai detto la strada è stretta, stai attento perché tra poco vedrai veramente un viottolo, un sentiero di montagna, una cosa terribile. State molto attenti e mi rivolgo a Eccolo. Te. Ed eccoci con Simone che va al contrattacco, mi rivolgo a te e ad Alessandro. Attenzione perché se è stretta e pericolosa la strada in salita, è difficilissima la strada in discesa, bagnata e neve. Quindi non prendete rischi. Simoni. Simoni da solo. Simoni è, per il momento ha staccato tutti gli altri e si è portato all'inseguimento dei primi. Però la cosa più importante è che Simoni già ieri ha fatto una bellissima impresa, aveva staccato quasi tutti nella salita del Sella e adesso è partito. Siamo nel tratto più impegnativo, mancano ancora 10 km al Gran Premio della Montagna. Vediamo che chi cerca di portarsi su di lui dovrebbe essere un colombiano, potrebbe essere Buenaora. Simoni è all'attacco, Simoni che già ieri è stato tra i grandi protagonisti, potrebbe trovare in questo mitico Gavia la possibilità per portarsi ancora più vicino a Casagrande. Ma vediamo se è possibile sapere in quale posizione si trova la maglia rosa. È Buenaora. È Buenaora, il colombiano Buenaora in prima posizione, poi c'è Simoni. Ripetiamo, questo è il gruppo che ha un ritardo di 5 minuti nei confronti dei battistrada che sono Mazzoleni, Lanfranchi, Gonzalez, Cardenas, Di Luca e Pegna in leggera difficoltà, Basso e Mancebo. Ed eccoci che la regia ci ripropone gli attaccanti, vedete Lanfranchi in seconda posizione, questi sono i battistrada, sempre con Ceppe Gonzalez, un Ceppe Gonzalez scatenato, ma è un interesse parziale, è la lotta per la maglia verde del Gran Premio della Montagna, mentre qui si sta lottando per la maglia rosa. Simoni con Buenaora, adesso staremo a vedere chi c'è all'inseguimento di Simoni e Buenaora. Non ce la fa Buenaora, appena la strada torna impegnativa, torna dura, Simoni si alza sui pedali e stacca Buenaora. Maurizio. Sì, io sapevo del valore di Simoni, sta facendo una grandissima azione, ha staccato Casagrande e vediamo quello che riuscirà a fare, però Simoni è un corridore che di giorno in giorno continua ad andare meglio e difficilmente ha dei cali. E complimenti al comandante dell'elicottero, si è alzato anche l'elicottero con la telecamera, elicottero che ci sta mostrando Casagrande. Ecco, vediamo subito la maglia rosa, in che posizione si trova la maglia rosa, che ha avuto un attimo di incertezza ma adesso si sta riportando su Simoni. Con Casagrande c'è Santiago Blanco, poi c'è Belli ed Ivan Gotti, più indietro gli altri, non so però quanti secondi hanno gli altri da questo gruppetto. E pensate che l'inizio più brutto, l'inizio più difficile deve ancora arrivare, tra poco siamo all'inferno. Sì, perché adesso ci sono 10 km tutti duri, tutti con delle pendenti intorno al 9%. Ecco qua, 10%. La sede stradale di cui vi abbiamo parlato, veramente un sentiero di montagna. Sì, una volta, fino a 5 anni fa questa strada era sterrata, adesso sono riusciti ad asfaltarla, è un po' più agevole, comunque sempre dura, è una delle salite più dure del Giro d'Italia. A livello strada la discesa è indubbiamente migliore, però attenzione, siamo a livello discesa pirenaica, terribile, difficilissima e per di più bagnata. Appena... Attenzione! Stiamo tornando indietro di 30 anni con questa strada. Eh sì, appena si può cerchiamo di andare a seguire quello che sta succedendo dietro, perché si può decidere una fetta di questo Giro d'Italia. Simoni che è partito all'attacco dietro... Eccolo qua Simoni. Simoni all'attacco, sta salendo adesso con un rapporto un po' più agile, sempre sui pedali, un ragazzo molto leggero, il suo peso intorno ai 60 kg, scalatore puro, da dilettante ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto il campionato italiano, poi ha avuto mille vicissitudini, una volta 4-5 anni fa era settimo in classifica generale al Giro d'Italia, cadde e si ruppe una clavicola, pensate che ha avuto veramente una vita difficile, nell'arco di 2 anni, 6 o 7 anni fa, ha perso il papà e un fratello per lo stesso problema, per un tumore. Quindi possiamo immaginare cosa ha provato questo ragazzo, ha rischiato di smettere, ha reagito, l'anno scorso è arrivato terzo al Giro d'Italia, quest'anno una squadra a disposizione, la Lampre Daiking, e sta dimostrando di valere quello che Pietro Algeri e intanto vedete Di Luca sulla destra, poi Lanfranchi, primo piano, lo merita Gilberto. Lo merita Gilberto Simoni. Allora, tanti anni fa ci fu un grande scalatore nel Trentino, Galeaz,
poi ci fu la famiglia Moser, poi Moser e poi i Fondriest. Maurizio, sì, puoi fare un po' un paragone tra Simoni, Moser e te? Ma sai, penso che io e Moser eravamo un po' simili perché non eravamo scalatori. Invece Simoni è molto diverso, lui è uno scalatore puro. Invece, eccolo qua inquadrato. Sì, però per fortuna adesso abbiamo un altro trentino che riesce a rimpiazzarci. Sono contento veramente per Gilberto. E intanto Simoni al controattacco, mentre al suo inseguimento troviamo Buonaora, Casagrande, Belli, Gotti, mentre in difficoltà è Blanco Gil, che già ieri è stato attivissimo. Mini spot. Si sente. E ritorniamo in cronaca diretta, ritorniamo su Simoni e sentiamo la situazione da Auro Bulvarelli. Vai, vai. Allora, noi siamo all'ottavo chilometro e mezzo, in pratica a metà salita. La situazione è la seguente: i 5 davanti, Manseba 10 secondi, poi Basso 37 secondi, Gutierrez a 1 minuto, Simoni a 2 primi e 35 secondi. Però ormai la maglia rosa di Casagrande si è portata nella scia di Simoni. Con Casagrande abbiamo Hernán Buenahora, a seguire Vladimir Belli assieme a Ivan Gotti, e dietro di me vedo ancora Tonti, che faceva parte dei fuggitivi iniziali. Gotti in questo momento è vicino a Belli, davanti a loro 100 metri. Tu sai dove? Buenahora e Casagrande che stanno per raggiungere Simoni. Auro, riesce a darci qualche dettaglio tecnico, tattico, umano sugli attaccanti? Chi ti sembra, mentre vediamo che la maglia rosa si sta riportando sull'attaccante, allora chi ti sembra più in forma tra gli uomini al comando? Insomma, un giudizio tecnico, tattico e umano fra gli attaccanti. Tutti stanno salendo col rapportino, il 39-23 in questo momento. È passato davanti a noi Simoni e non l'ho visto particolarmente affaticato, concentrato come era ieri sul passo Sella. Intanto adesso su Simoni abbiamo visto, sono arrivati sia Casagrande che Buenahora. Esatto. Tu hai notizie di loro? Hai notizie di Garzelli, di Tonkov e di Frigo? No, adesso ci fermiamo, ecco. E poi ve le diamo. Grazie. Ecco, importantissimo avere notizie. Ecco il trio. Casagrande ha annullato l'attacco di Simoni e vediamo questo gruppo che ha un ritardo di 2.38. C'è Simoni, c'è Casagrande e c'è Buenahora, ma vorremmo avere anche notizie adesso degli altri. Speriamo che potrebbe riesca a darcele. Ecco, vedi, ecco. Adesso con l'elicottero avremo una panoramica di quello che sta succedendo dietro al gruppetto di Simoni. Simoni, Casagrande, Buenahora. Le notizie più importanti di questa stappa sono Di Luca recuperato, Di Luca è andato all'attacco con Di Luca. Intanto eccoci qua, Belli e Gotti all'inseguimento della maglia rosa. C'è stato l'attacco di Simoni, attacco che è stato immediatamente neutralizzato da, eccoci intanto, su Blanco che era andato spavaldamente al contrattacco, ma che adesso sta pagando il peso di questa sua eccessiva. Eccoci con Garzelli, Tonkov, e poi abbiamo Piepoli, Frigo, abbiamo anche Gonciar e Noè. Bulvarelli. Sì, sono indietro di 40 secondi al nono chilometro di ascesa. Ne 40 secondi chi, Auro? 40 secondi chi? 40 secondi, Garzelli, Tonko, Frigo nei confronti di Simoni e della maglia rosa. Tonkov, come lo vedi? In questo momento sono alle sue spalle, non riesco a vedere il suo sguardo. Comunque adesso si alza sui pedali e sorpassa Santi Blanco. Mentre c'è sempre Simoni in prima posizione, 42 secondi il vantaggio del gruppo Simoni, poi Casagrande e Buenahora. 42 secondi fra questi tre uomini e il gruppo dei più immediati inseguitori. Ci si aspettava
una tappa estremamente interessante ed estremamente interessante. C'è poi una lunga discesa estremamente pericolosa. I primi 15 chilometri sono i più difficili, strada stretta, curve pericolose, poi la strada diventa più larga. A Santa Caterina Valpurva termina la salita difficile e comincia la discesa difficile e comincia una discesa molto più bella, molto più ampia. Intanto ecco, rivediamo perfetto. Proprio così abbiamo proprio l'idea di cosa sta succedendo in questa salita. I distacchi, abbiamo visto il primo gruppo, poi tutti gli altri corridori che facevano parte della fuga poi si sono staccati. Adesso vediamo i tre corridori della classifica generale. Simoni sempre in prima posizione, Francesco Casagrande e Buenaora. Allora la situazione: Mazzoleni, Lanfranchi, Gonzales, Cardenas, Di Luca, Pegna e Mancebo al comando, hanno un vantaggio di 2 primi e 20 secondi nei confronti di Casagrande, Buenaora e Simoni. A 2.30 Belli e Gotti, a 2.50 Blanco, a 3 minuti Garzelli, Tonkov e Noè. Auro, hai notizie di Savoldelli? Savoldelli, mi giro e non è nemmeno nel gruppo che sta inseguendo. Io mi trovo ancora alle spalle del gruppo Tonkov. Chiedo a Massimo Valeri di spostarsi verso destra perché magari dall'altro riusciamo a capire qualcosa di più. Ecco Forconi, poi vedo Fincato, poi vedo McCree, poi tre uomini della Kelm e gli ex fuggitivi, ancora non vedo Savoldelli. E intanto continua il duello tra Simoni e Casagrande. Sta recuperando il tandem all'inseguimento di Simoni, Casagrande e Buenaora, Frigo e Gotti che stanno lentamente rientrando sul gruppetto maglia rosa. Eccolo qua Savoldelli in prima posizione. Savoldelli ieri veramente un'azione da grande protagonista, da grande discesista, e ringraziamo l'elicottero, ringraziamo il comandante, perché in queste condizioni atmosferiche c'è una nebbia fittissima, riesce comunque a darci una situazione completa. Auro, hai notizie di Pantani? No, Pantani si è staccato subito. Si è staccato a inizio salita, addirittura sul tonale, quindi non possiamo sapere quando ci sono questi distacchi così ampi, anche farli vedere con le telecamere mobili è quasi impossibile perché non rientrano nel ponte degli elicotteri. Se si è staccato sul tonale. Sono davanti a Tonkov. Sì. Il russo procede con il 39-23 al suo fianco Garzelli. Non riesce ad alzarsi sui pedali ma procede sempre basso. Garzelli, vediamo, Piepoli, Santi Blanco, Dario Frigo. È un momento di crisi questo comunque per Pavel Tonkov. 10 km e mezzo di salita, voi. E a questo momento i battistrada sono a 5 km dalla vetta e vediamo che Mazzoleni, coraggioso interprete dell'attacco, sta perdendo contatto nei confronti del gruppo di testa. E tiene duro invece Danilo Di Luca. Danilo Di Luca sta seguendo regolare. Guardate intanto questi corridori, danno l'idea della difficoltà di questa salita. Stanno andando su a 15-16 all'ora, non di più. Tanto vediamo, questo qui è un gruppetto distaccato, abbiamo visto Fincato. Fincato è in prima posizione. Abbiamo visto McRae, poco più avanti dovrebbe esserci il gruppo di Garzelli e Tonkov, dovrebbe essere questo, eccolo qua. Tonkov in prima posizione, poi Garzelli, poi abbiamo anche un corridore della Santiago Blanco, poi abbiamo Frigo. Auro, hai notizie di Noè? Gonciar e Piepoli. Sì, Noè con Tonkov. Eccolo qua, in ultima Vladimir posizione. Belli e Ivan Gotti stanno raggiungendo la maglia rosa, Simoni e Buenaora. Ed ecco, quindi si forma un gruppetto di 5 inseguitori. La situazione abbiamo al comando Mazzoleni, Lanfranchi, Gonzales, Cardenas, Di Luca, Pegna e Mancebo. Poi al loro inseguimento a 2.20 Casagrande, Buenaora, Simoni e Belli. Poi Belli e Gotti, poi Blanco, poi Garzelli, Tonko, Noè, Gonciar. Si stanno ricompattando gli inseguitori, ecco il gruppo della maglia rosa. Allora, vogliamo giudicare tatticamente il comportamento della maglia rosa?
Magliarosa oggi ha corso molto più accorto, non ha risposto agli attacchi di Simoni, è salito in modo regolare, piano piano poi è riuscito a riprendere Simoni che ha rallentato un po' l'andatura. Anche Belli e Gotti in un primo tempo hanno ceduto, poi salendo del proprio passo sono riusciti a riportarsi sul terzetto che era davanti a loro. Adesso mancano 5 km alla vetta, le pendenze sono comunque sempre intorno al 10%. Eccoci con Tonkov. Tonkov in difficoltà, non c'è niente da fare. Anche Garzelli oggi ha un po' pagato lo sforzo di ieri. Ieri era stato il migliore sul passo sella, era riuscito a staccare tutti tranne Francesco Casagrande. E Simoni potrebbe guadagnare ulteriormente posizioni perché questa mattina era in quinto in classifica generale. Garzelli era secondo a 18 secondi da Casagrande, però oggi potrebbe perdere questa posizione. Abbiamo attaccanti di giornata. Abbiamo attaccanti di giornata, sono questi. Questi, attenzione perché Di Luca sta un po' pagando lo sforzo. Lo vediamo appunto in ultima posizione, rimaniamo con queste immagini, vediamo se Di Luca è effettivamente in difficoltà oppure se sta così recuperando la lunga teoria delle ammiragli. Ancora una volta, come vedete, numerosissimi, eccoci qua inquadrato un attimo il nostro elicottero, numerosissimi i tifosi di Pantani. Sì, sempre numerosissimi. Pantani anche oggi si è staccato abbastanza presto, ma è normale, ieri. Ed eccoci qua con Simoni, con Casagrande, poi c'è Belli, poi c'è Gotti e quindi buona ora. Eccoli qua, sempre Simoni al comando, Simoni che ha cercato un aiuto dagli altri corridori, ma tutti stanno a ruota, allora si è riportato lui in testa. Casagrande sempre in seconda posizione, Casagrande che oggi cerca soprattutto di difendersi. Auro. Sta recuperando Garzelli assieme a Frigo, Tonkov, Santiblanco e Piepoli. Adesso sono distanziati dalla maglia rosa di 32 secondi. Noi siamo fermi, io e Massimo Valeri, all'undicesimo chilometro e 700 metri di ascesa, quindi ancora 6 chilometri di rampe. Mi giro, è già passato 1:30 e non vedo ancora Paolo Savoldelli. Sta arrivando adesso McRae. A voi. Appena vedi passare Savoldelli, appena vedi passare tutti gli altri, secondo te il vantaggio di Casagrande, 32 secondi nei confronti di Tonkov, ti sembrano uomini intenzionati a recuperare o uomini sull'orlo di alzare bandiera bianca? Questo è estremamente importante. La situazione di Tonkov è una situazione estremamente delicata. Il patron Squinzi ha detto ieri su 16 uomini al comando ce n'erano 5 Mapei, Tonkov, Noè, Axel, Merckx, che poi è caduto, Lanfranchi e McGrath. A questo punto potrebbe Noè sostituire Tonkov nella leadership della Mapei? Ecco, io vorrei che tu dalla posizione nella quale ti trovi riuscissi a darmi una spiegazione e un giudizio. Guarda, fino a un chilometro fa ho visto un Tonkov molto affaticato che riusciva a malapena a tenere la ruota di Garzelli. C'è stato questo tratto meno duro al 4-5% e hanno leggermente recuperato. Attenzione perché sta passando Savoldelli. Sta passando Savoldelli e sono passati due primi e 12 secondi dal passaggio della maglia rosa. Con lui c'è Pavel Padrnos, alfiere della Saeco. Passa anche Tonti in questo momento. Noi recuperiamo, andiamo ancora a vedere la situazione di Tonkov e Garzelli. Il ritardo di Savoldelli di 4 primi e 14 secondi. Dai primi, chiaramente. Allora, in la situazione abbiamo Mazzoleni, Lanfranchi, Gonzales, Cardenas, Di Luca e Peña, il colombiano che ha vinto tra la sorpresa generale la tappa a cronometro. Poi a 2:05 Casagrande, Buenaora, Simoni, Belli e Gotti. A 2:45 Garzelli, Tonkov, Noè, Piepoli, Frigo, Blanco e Gonciar. A 4:14 Savoldelli. Non vedo più Pavel Tonkov nel gruppetto di Garzelli, non dovrebbe essersi staccato. Eccolo qua, Pavel Tonkov si è staccato. Si è staccato anche Noè, che è ancora più indietro. Pavel Tonkov lo vediamo ormai in mezzo alle ammiraglie, e Garzelli che sta imprimendo un buon ritmo, grazie a lui stanno guadagnando secondi nei confronti del gruppetto Magliarosa, in evidente difficoltà Pavel Tonkov. A quanti chilometri dalla conclusione siamo? Cosa presenta ancora il menù di questa tappa? E Casagrande, dopo aver subito
l'attacco di Simoni si porta in testa. Mi sembrano immagini estremamente importanti, mentre la regia ci mostra la situazione atmosferica, ci mostra le nubi. Complimenti al pilota, complimenti al nostro operatore che nonostante queste situazioni meteorologiche riescono a darci una immagine completa di quello che sta succedendo, e complimenti anche al pubblico, bravissimi. Tanto vediamo il distacco di Savoldelli e la regia ci propone appunto Tonkov in difficoltà, bravi. Tonkov che comunque è ancora lì a 50 metri dal gruppetto di Garzelli, Di Luca che eccolo qua, si è staccato dai primi, dovrebbe esserci Cepe Gonzalez davanti a lui, anche questo è un tratto impegnativo, tra un po' ci sarà una galleria poi mancherà circa un chilometro, eccoli là i primi, c'è un corridore della Kelme, tre corridori che si sono avvantaggiati nei confronti di Di Luca. Una situazione ancora interlocutoria, una situazione che può ancora cambiare, potrebbe addirittura essere più decisiva della salita la discesa, mentre vedete con il numero 74 inquadrato Rafael Cárdenas della Kelme. E c'è sempre Cepe Gonzalez con Peña in seconda posizione. Peña sta facendo qualcosa di egregio, perché ha vinto di grandioso, ha vinto la cronometro che era completamente pianeggiante, si trova qui al comando in una delle salite più impegnative del giro, è un corridore completo questo ragazzo che non aveva mai vinto in Europa prima dell'altro giorno, ha vinto la cronometro di Bibione, un corridore che è stato intervistato dalla nostra Alessandra De Stefano alla partenza della cronometro ed è stata una bellissima intervista, perché si è rivolto e pensava ai bambini colombiani. Intervista della nostra collega bellissima, come quella che fece a Freire l'anno scorso quando l'uomo della Vitalizio Seguro vinse il titolo mondiale. Allora Vitalizio Seguro, lanciano Freire che vince il campionato del mondo, si rivela quest'anno corridore di grande avvenire, al Giro d'Italia con Rusca e con Peña ottengono due grandissime vittorie, eppure l'anno prossimo abbandonerà. Sì, perché la Vitalizio Seguro aveva fatto questo programma triennale, questo programma è scaduto e adesso Minguez e Cavallo sono alla ricerca di un nuovo sponsor. Tanto siamo sempre sul gruppetto della maglia rosa, non mi sembra sostenuta l'andatura, difatti vedete non sono in fila indiana ma sono accoppiati, vuol dire che la velocità non è per nulla sostenuta e dietro potrebbero ritornare sotto. Peña, Gonzalez e Cárdenas al comando, hanno perso contatto Basso e Mancebo con Di Luca che è in leggera difficoltà con i tre battistrada, 199 il colombiano Peña, 151 Gonzalez, 74 Cárdenas, ritornano d'attualità mentre siamo a 2 chilometri dal Gran Premio alla montagna, ritornano di grande attualità gli scalatori spagnoli e colombiani ed è Cepe Gonzalez al contrattacco. Auro. Quando si può linea? Auro. Vai Auro. Niente da fare, abbiamo dei problemi. Sempre Cepe Gonzalez al Giro d'Italia, ha già vinto due tappe, ha vinto l'anno scorso a Monteserino battendo Danilo Di Luca e tre anni fa sul Tonale. Auro, ci sei? Non mollare! Ma a questo punto io vorrei da Davide Cassani un giudizio tecnico su questo gruppetto. Ci sono tutti gli uomini interessati alla maglia rosa finale. Casagrande, Simone, Buonaora, Belli e Gotti. Gotti dà l'impressione di... Il tuo giudizio tecnico. Dà l'impressione di essere, se non a tutta, comunque sta bene lì a ruota. Non può assolutamente andare in testa e scandire il passo. Anche Belli, il più fresco sembra Simoni, però ha tirato tanto. Potrebbe cercare di andarsene qui negli ultimi 2 chilometri. E Francesco Casagrande adesso comunque si è portato lui al comando, mancano poco più di 2 chilometri Gran Premio della Montagna e potrebbe eventualmente staccarli. Attenzione perché ha fatto selezione la salita, ma potrebbe fare ancora più selezione la discesa, una discesa abbastanza dura. Allora, Casagrande ha subito l'attacco di Simoni che vediamo in penultima posizione, adesso si è messo in testa, scandisce lui il ritmo e il metronomo della situazione, mentre qui vediamo Garzelli, vediamo Frigo e lo spagnolo Gil. Il più sorprendente di questo gruppetto è Sergei Gonchar, è stato fino all'anno scorso un cronoman fortissimo, quest'anno ha fatto una preparazione particolare, specifica per la salita, va molto più forte in salita, va molto più piano a cronometro. Eccoci col gruppo della maglia rosa che vedete sulla sinistra, controlla
controlla, nessuno mi sembra in grado per il momento di attaccarlo. Neanche a me. Analizziamo i battistrada. In prima posizione siamo a 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna. Mancheranno dopo lo scollinamento circa 35 chilometri alla conclusione. Ceppe Gonzales, poi abbiamo... Siamo intanto ritornati con le immagini sul gruppetto di Garzelli. Di Luca potrebbe ancora rientrare perché Ceppe Gonzales non è un drago in salita, in discesa, quindi anche se transita al Gran Premio della Montagna con un ritardo di un minuto, potrebbe rientrare, eventualmente vincere la tappa e guadagnare a secondi o addirittura minuti in classifica generale. Ricordiamo che in classifica generale Di Luca ha un ritardo di 5 minuti e 49 secondi da Casagrande. E siamo a 1 chilometro dal Gran Premio della Montagna del Passo di Gavia, quota 2621, 167 chilometri percorsi, ne mancano 35 alla conclusione, a 5 minuti Savoldelli. L'ultima segnalazione, Savoldelli è stato cronometrato con un ritardo di 5 minuti, non abbiamo notizie invece di Pantani, a 3 chilometri dalla vetta, il ritardo di Savoldelli 5 minuti. Allora abbiamo 3 uomini al comando, Peña, colombiano, Gonzales e Cárdenas, spagnoli, poi Casagrande, Gotti, Belli, Simoni e Buonaora a 2 primi e 5 secondi, poi il gruppo sgregolato. Approfittiamo della presenza di un personaggio che di ciclismo se ne intende, è stato campione del mondo come Maurizio Foldries, vale a dire Beppe Saronni. Simoni. Ma Simoni sta... È un tuo corridore, ecco perché ti faccio questa domanda. Simoni sta andando bene, già da questa mattina voleva provare a fare qualcosa, probabilmente ha anticipato un po' questo attacco, staremo a vedere se più avanti avrà ancora energie per tentare qualcosa. Intanto vediamo Di Luca, testa della corsa e 3 uomini, poi il gruppo di Casagrande. Allora, Simoni in grande spolvero ieri e oggi, 1 chilometro dal Gran Premio della Montagna. Ma come squadra ci siamo detti di fare il punto della situazione questa sera. Ieri è stata una bella tappa per Simoni, se vinceva chiaramente era una soddisfazione in più, però quello che conta è ha dimostrato di andare forte e di andare bene, però il punto della situazione delle 2 giorni, di queste 2 tappe, la facciamo questa sera e credo che per noi sia un punto abbastanza positivo. Allora vieni a raccontarcelo poi domani, chi vince secondo te il giro? devi fare qualche scommessa anche tu. No, sai benissimo che non gioco. Neanch'io non le faccio, però è veramente difficile. In questo momento ti direi Casagrande perché è il corridore che ha rintuttato tutti gli attacchi e sta andando bene, però credo che questo giro sia bello fino in fondo. Ed eccoci sui 2 battistrada, poi eccoci con Di Luca. Allora, eccoci con... Non si può parlare di spinta. No, queste sono manate che fanno solo male perché sono tutte pacche sulle spalle che alla lunga fondo danno schiena. Che alla lunga danno fastidio. Tanto ormai siamo in vista del Gran Premio della Montagna, l'ultimo chilometro, anche questo è un tratto durissimo, abbiamo visto in difficoltà Di Luca e Lanfranchi, ma resistono, possono scollinare con 1 minuto di ritardo ed eventualmente rientrare in discesa. La discesa potrebbe essere bagnata, tra l'altro da segnalare che qui a Bormio ha cominciato a piovere. E sta aumentando la pioggia qui a Bormio, dove si sta per concludere questa 14ª tappa da Selva di Valgardena a Bormio. I chilometri sono 203, passeranno nella circonvallazione di Bormio, ecco, i corridori quando, ecco, non sul traguardo. No, per dirti che dal Gran Premio della Montagna mancheranno 36 chilometri, ci saranno 25 chilometri di discesa, poi un altro tratto molto insidioso perché i corridori dovranno affrontare un altro strappetto di 1 chilometro con una pendenza intorno al 10%, poi una discesa, un tratto in pianura, poi ancora una salita di 2 chilometri che terminerà a 4,5 chilometri dal traguardo, 3 chilometri in discesa e l'ultimo chilometro in pianura. Quindi ancora difficoltà negli ultimi 10 chilometri. E i battistrada stanno per affrontare la difficilissima discesa, piove, la strada è difficile, una discesa tecnica, tanto per usare un eufemismo, neve, tanta neve, un finale drammatico. Finale, sì, un finale che potrebbe essere drammatico, ma un finale che potrebbe riservare altre sorprese. Adesso c'è stata una buona selezione, abbiamo visto prima Tonkom in difficoltà, Garzelli che comunque stava reagendo, stava contenendo il distacco nei confronti di Casagrande, di Belli e gli altri. Ormai siamo al Gran Premio della Montagna, eccoli là, vedete Casagrande a 2 minuti, Savoldelli a 5 minuti. Ecco che Casagrande comunque sta rilanciando la velocità, si sono staccati un po' sia Belli che Gotti. Ed è Casagrande che fa l'andatura,
Eccoci allo sprint ed è Cepe Gonzales che transita in prima posizione. C'è Gonzales, poi c'è Peña, poi vediamo allora Peña, Gonzales, testa a testa, aspettiamo Peña l'ufficializzazione terzo del Gran Premio della Montagna. Passo del Gavia, 167 km percorsi, 35 alla conclusione, la mantellina. Eccolo qua, Di Luca sta transitando sul Gran Premio della Montagna, si è messo la mantellina, fa freddo, siamo, ricordiamo, 2600 metri, il suo ritardo è intorno ai 45-50 secondi. Eccolo qui, si è messo questo giubbottino, è una mantellina speciale senza maniche così non sventola in discesa, adesso mette subito 53 massimo rapporto e giù in picchiata, 47 secondi, un ritardo rimediabilissimo. Di Luca e poi Lanfranchi in quarta e quinta posizione, ed eccoci con i tre battistrada, mentre ufficiale l'ordine dei passaggi alla Gavia, poi vediamo allora Peña, poi in seconda posizione Pico Gonzales, vuol dire Cepe Gonzales, ed eccoci con la maglia rosa, la maglia rosa che, ripetiamo, ha avuto un attimino di difficoltà, poi si è subito ripreso, ha lasciato forse che Simoni si sfogasse ed ora è là in prima posizione. Sì, Simoni forse è partito troppo presto, ha subito fatto un bel stacco, intanto sta transitando anche Mansebo, poi Ivan Basso che sta per essere raggiunto da Casagrande, da Buenaora e da Simoni. Quindi possiamo ipotizzare anche un gruppo, eccoci anche con Belli e con Dotti e Mazzoleni. Quindi possiamo ipotizzare un raggruppamento generale al termine di questa discesa. Attenzione, una discesa estremamente difficile. Tanto Garzelli con Frigo sta per transitare al Gran Premio della Montagna. Vedete anche tutti i massaggiatori pronti a dare borracce, a dare mantelline ai corridori. Ma Casagrande non molla la prima posizione. Eccoci con Garzelli e Frigo. Il ritardo di Garzelli, maglia gialla, e Frigo, maglia bianca, due primi e 10 secondi. Giornata gelida, invernale. Qui siamo a 2600 metri, ci saranno 4-5 gradi, non di più. Intanto vediamo Cepe Gonzales in prima posizione, è cominciata la discesa. Diciamo che tutti e tre i battistrada non sono discesisti. No, però adesso Cepe è rimasto solo. Non vedo Peña. Dovrebbero essere comunque lì. Eccolo qua intanto con l'elicottero, le immagini del gruppetto della maglia rosa. Fondries. Questo è il tratto ancora non della discesa più tecnica, più pericolosa, è un tratto quasi in leggera discesa, ma fra un chilometro inizierà la discesa più impegnativa. Sergio, cominciamo a usare. Vorrei sapere cosa c'erano in quei sacchetti. C'erano borracce, probabilmente con del tè caldo, ma soprattutto degli indumenti, guanti, mantelline o giubbotti impermeabili, senza maniche, perché se fossero con le maniche è più difficile da mettere e poi potrebbero anche svolazzare. E dal momento che ci sono molti corridori che devono sfruttare questa discesa per rientrare, devono andare giù a tutta e basta giusto un corpetto per coprire pancia e stomaco e non hai più freddo. Discesa del Gavia, eccoci intanto con la maglia rosa che può così alimentarsi, controllare quanto avviene nel suo gruppetto. La salita, ecco, Cepe Gonzales, il traguardo del Gran Premio della Montagna, quindi avevo visto giusto, Cepe Gonzales, poi in seconda posizione. Vogliamo rivedere Nazareno? Guardiamo la discesa, no, rivedere i passaggi del Gran Premio della Montagna. Semplicemente ufficializziamo questo Gran Premio della Montagna. Tanto Peña è un po' in difficoltà, adesso c'è Cepe Gonzales in prima posizione. Ed eccoci qua col Gran Premio della Montagna. Ed eccoci in discesa, una discesa che viene affrontata a che velocità? Grazie. Ma non si va fortissimo in questa discesa perché la strada è abbastanza insidiosa, al massimo si possono raggiungere i 75, non penso che si possa andare più forte. Adesso siamo ancora in un tratto abbastanza pedalabile, bisogna sì spingere, tra un po' la strada diventerà un po' più stretta e la pendenza più accentuata. E Casagrande, la maglia rosa, si ripone in testa al gruppo, ha controllato tutti gli attacchi in salita, adesso controlla quello che
avviene in discesa. Per il momento non c'è più Cardenas nei primi, c'è Cepe Gonzales, poi Peña a 30 metri, in terza posizione dovrebbe esserci Cardenas, un po' più staccato Di Luca. Il ritardo di Di Luca e Lanfranchi in vettere di 45 secondi, quello di Mancebo, Basso, Casagrande, Buonaora, Simoni, Mazzoleni, 1.35. Allora Basso faceva parte del gruppo di testa, ha perso un attimino nel tratto finale e odora ha recuperato. Bulbarelli. Sì, io mi trovo in coda al gruppetto Magliaroso, ho assistito personalmente alla crisi di Tonkov poco prima della galleria, lì non è più riuscito il russo a tenere il passo di Garzelli e Frigo. Pavel Tonkov, devo dire che però è stato correttissimo nella lunga galleria, anche se avrebbe potuto, non ha avuto bisogno di nessuno, non si è mai attaccato a nessuna automobile come ho visto fare ad altri corridori. Noè per un po' l'ha aspettato e adesso sinceramente non so se siano assieme o meno, però era molto più in crisi Tonkov rispetto a Noè. Intanto vediamo in discesa Garzelli e Frigo, mi sembra che stiano andando giù molto bene, come Garzelli vede sta affrontando le traiettorie in modo quasi perfetto, Frigo un po' più in difficoltà, potrebbero rientrare sul gruppo Maglia. Ciao tesoro, ci vediamo dopo. Cancella. Gli autori Guerriere con Limma, la Maglia Rosa con Simoni in seconda posizione, questi gli conseguitori, Casagrande, Simoni. Bel ritorno di Basso. Fondriest. Sì, Davide, vedi, per far capire ai telespettatori bisogna avere il pelo sullo stomaco per fare una discesa a questa velocità, perché se guardate non c'è il parapetto, ci sono solo sassi, se sbagli una curva rischi veramente grosso. Quindi ho detto una discesa pirenaica, ecco, guardiamo, è una cosa incredibile, una cosa difficilissima. Stanno per fortuna 70 all'ora adesso, 70 all'ora, ecco. Per fortuna la sede stradale in discesa è molto più ampia di quella in salita. E c'è Simoni ora che va al contrattacco, mentre ora vediamo Cepe Gonzales scatenato anche in discesa, è rimasto solo Peña a un centinaio di metri di dietro, poi anche Cardenas e Di Luca con Lanfranchi. Adesso siamo in un tratto di strada bagnata, ecco qui arriva il difficile perché la pendenza è molto molto ripida e col bagnato bisogna stare molto attenti. E questo in coda al gruppo è Ivan Basso. Abbiamo fatto spesso i complimenti a Giancarlo Ferretti che ha portato al successo d'esatto Konyshev la tenaglia con Belli e Frigo, ma dobbiamo fare i complimenti anche a Gianni Savio che ha ricostruito Cepe Gonzales, Buonaora sono stati fino a questo punto i protagonisti di questa tappa alla ricerca di una vittoria di tappa. Intanto vediamo Santiago Blanco in difficoltà, si sta staccando dal gruppo Magliarosa tirato da Simoni. Eccolo qua. Ecco la situazione esatta nel tratto conclusivo mentre continuano i passaggi in vetta al Gran Premio della Montagna. Sì, abbiamo visto adesso Clavero, sono passati con un distacco di 8 minuti. Intanto vediamo Basso, vedete proprio che non riesce a frenare, il bagnato ha inumidito i cerchi, i pattini, la frenata non è più pronta, è riuscito ad andare dritto a fermarsi e ripartire, ma si è staccato. E ha avuto dal la buffetto. Fortuna di trovare un punto dove c'è un guardrail. Sì, intanto Simoni con Casagrande, poi Mazzoleni, poi Gotti e poi Buonaora. È il gruppo della Maglia Rosa, gruppo che sicuramente aumenterà perché abbiamo 35 chilometri di discesa. Auro. Comunque Garzelli non è lontano, mi sono girato, deve recuperare un 400 metri, in termini cronometrici saranno meno di 30 secondi. Garzelli e Frigo. Questo è il tratto più impegnativo, più insidioso. Simoni cerca di staccare gli avversari, Francesco Casagrande controlla, vedete che gli sta comunque a 30 metri. Ma sentiamo Alessandro. Sì, buongiorno anche da parte mia, da Walter Servino. Ebbene, noi adesso siamo andati su Pavel Tonkov. Pavel Tonkov insieme ad Andrea Noè, ma non è distante neppure lui dal gruppo di Garzelli. Saranno entrambi a una trentina di secondi, non di più.
Noè e Tonkov, fra i due, Alessandro, chi ti sembra il migliore? Sicuramente Andrea Noè, direi, ha una decina di metri di vantaggio rispetto a Pavel Tonkov, ma è chiaro che i due sono distanti anche per ragioni di sicurezza. Come dicevate, la strada è molto bagnata e viscida e dunque anche la caduta di uno, magari del primo, potrebbe compromettere la corsa dell'altro. Mentre tra i tre uomini al comando in difficoltà c'è Cardenas con Gonzales e Peña solitari in fuga, 45 secondi di Luca e Lanfranchi a 1.35, Mancebo, Basso, Buonaora, Simoni, Mazzoleni, Gotti e Belli in ritardo di Garzelli e di 2 minuti. Mentre Basso è in leggera difficoltà nel gruppo di Mancebo, Buonaora, Simoni, Mazzolemi, Gotti e Belli. Tanto è caduta una moto, non ha comunque causato problemi ai corridori. In ultima posizione vediamo Sergei Gonciar, davanti a lui Santiago Blanco e poi Dario Frigo. Sempre Simoni in prima posizione, o meno nella prima posizione del gruppetto. Francesco Casagrande a 30 metri, poi la coppia della Poltic, Mazzoleni, Ivan Gotti, poco Belli e Piepoli. Dopo questo weekend di alta montagna, domani si ritorna sul piano con la Bormio-Brescia di 180 km e la regia ci ripropone ancora un momento di difficoltà. Per fortuna nessuna conseguenza per il nostro operatore che era su questa moto. Bulbarelli. Sì, adesso siamo in un tratto molto stretto e sta cadendo pioggia gelata, è una pioggerellina gelata che si attacca alla visiera del casco, ai parabrezza delle auto. È una condizione molto difficile, l'asfalto è viscido nonostante sia un buon asfalto perché è stato rifatto da poco. A te Alessandro, adesso comunque è Simoni a disegnare le curve, i primi 2 chilometri di discesa era Casagrande davanti, a te. Sì, io mi sono sincerato delle condizioni dei nostri due colleghi, beh non ci sono problemi assolutamente, giusto una scivolata, nulla di più, sono tornati in moto, adesso stanno anche rientrando in corsa. Tanto Savoldelli è transitato al Gran Premio della Montagna con un ritardo di 5 minuti e 30 secondi, mentre Tonkov è transitato a 2 minuti e 50 secondi. Break velocissimo, il ritardo di Tonkov di Noè 2.50, break velocissimo con Eric Breking che vinse qui nell'ultima edizione del Giro a Bormio. Eric Breking in una giornata terribile, peggio di quella di oggi, vinse lui, Amstin vinse il Giro. Chi vincerà il Giro d'Italia? Chi va a gagnare il Tour d'Italia? Je pense c'est Casagrande, il va fuori dalla montagna, il è il più fort maintenant. Grazie, Breking che fa l'opinionista per la televisione olandese, anche Breking da Casagrande come grande favorito. Tu sei d'accordo? Sì, sono d'accordo perché sta correndo molto bene, oggi sulla difensiva, poi è andato in testa nell'ultimo gol del campionato della montagna. Adesso staremo a vedere se De Luca riuscirà a portarsi su Cepe Gonzales e Peña. Siamo ancora ad una ventina più 25 km dalla conclusione, ancora 10 km di discesa, poi questo circuito finale di 10 km con altri due salitelli. È estremamente difficile da interpretare con queste condizioni atmosferiche variabili, con questo percorso, mentre vedete in coda questo gruppetto Dario Frigo. A livello alimentare è difficilissimo da interpretare una tappa come questa. Auro. Sta arrivando Garzelli, Garzelli è a 100 metri dal gruppetto Maglia Rosa. Lo vedo proprio alle mie spalle, ha staccato i compagni d'avventura, Frigo, lo vedo da solo Garzelli, Garzelli sta rientrando. Allora, collegamento velocissimo col comandante dell'elicottero, buongiorno e complimenti per poterci offrire queste immagini nonostante queste condizioni atmosferiche terribili. Buon pomeriggio a tutti, anche da Giorgio Viana che è sempre qua di fianco a me che lavora, e anche dagli altri due elicotteri che comunque sono riusciti a volare in condizioni abbastanza estreme oggi e ci hanno dato la possibilità di trasmettere queste immagini. Comandante Rossi, momenti di pericolo? No, assolutamente no, e diciamo che sono momenti un po' più difficili, quindi c'è un po' più di tensione, un po' più di attenzione, c'era un po' di nebbia, c'era molto vento, per cui era un po' problematico riuscire a stare in linea sulla corsa. Comunque, insomma, sempre con molta sicurezza siamo riusciti a fare quello che potevamo fare. Comandante Rossi, io puntualizzo che l'immagine che appena avete visto era quella di Konyshev, Konyshev che eventualmente
se la prende calma, si copre, si allimenta. Le condizioni atmosferiche, mi rivolgo ancora al comandante Rossi, mentre ora vedete Donati, vedete tutti i corridori. Ecco qua Pantani, vediamo, è possibile avere il ritardo di Pantani. 15 minuti 14 quasi. 14:56, grazie alla regia. 14:56 il ritardo di Pantani. Pubblicità, poi vorrei risentire il comandante Rossi per avere notizie delle condizioni atmosferiche nel finale di questa corsa. Una cosa nel frattempo di Luca, a 15 secondi dalla coppia di testa. Pubblicità. Diretta, una domanda ancora per il comandante Rossi, comandante del nostro elicottero. Come sono le condizioni atmosferiche qui nella fase conclusiva di questa tappa? Ma c'è ancora un po' di nebbia e sta piovigginando leggermente. Su in alto era quasi un nevischio, qui c'è questa pioggerellina fine, ma credo che forse la situazione peggiore l'abbiamo già passata, quindi penso che riusciremo a concludere tranquillamente la nostra tappa. Grazie, complimenti. E la situazione, Gonzales e Peña al comando hanno un vantaggio di 15 secondi nei confronti di Luca e Lanfranchi. Situazione quando mancano 15 km alla conclusione. A 50 secondi Cardenas, a 1:12 Casagrande, Mancebo, Buenaora, Simoni, Mazzolemi, Gotti e Belli a 1:20, Garzelli, Piepoli e Frigo a 1:35, Tonco Venoe a 2:35. Eccoli qua i primi, poi abbiamo visto poco prima le immagini di Cardenas che sta per essere raggiunto dal gruppo Maglia Rosa, e poco prima ancora abbiamo visto Lanfranchi in testa con 10 metri di vantaggio su Di Luca, che si stanno riportando sulla coppia di testa che vediamo inquadrata in questo momento. 15 secondi solo il loro distacco. A che ora è previsto l'arrivo? Mancano ancora una quindicina di chilometri, ancora 25 minuti di corsa. Una corsa bellissima. Anzi, anche 20 chilometri, quindi mancano sui 30 minuti. 14esima tappa, Selva di Val Gardena in provincia di Bolzano, arriviamo in Lombardia, in Alta Valtellina, a Bormio in provincia di Sondrio, 203 chilometri con il Gran Premio della Montagna del Passo della Mendola. L'Intergiro posto al passo del Tonale, la terribile, l'avete appena vista, ascesa al passo di Gavia, quota 2621, l'arrivo dopo una lunga ma pericolosissima discesa a Bormio al termine di 203 chilometri. La situazione si sta ricompattando, il gruppo di testa, i corridori che avevano perso qualche secondo nel tratto in salita stanno recuperando la situazione. La situazione adesso, ci sono due coppie molto vicine una dall'altra, la coppia colombiana, Cepe Gonzales e Peña inquadrati in questo momento a 10 secondi, anche qualcosa in meno, Lanfranchi e Di Luca, dietro il gruppo Maglia Rosa. Mentre purtroppo il ritardo di Savoldelli sta aumentando, 6 minuti, Savoldelli ieri autore di una splendida azione, oggi evidentemente ha sofferto il freddo, mentre vedete i due battistrada, vale a dire Gonzales e Victor Peña, che si voltano, controllano il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Qual è secondo te la ragione della defaianza di Savoldelli oggi? Freddo, freddo per i due battistrada. Ma Savoldelli ieri è andato molto bene e oggi ha pagato un po' troppo questa salita lunga e dura. Sì, ha ritrovato una buona condizione, ma non è ancora il Savoldelli dell'anno scorso, complice la caduta di Terracina. E oggi è stato costretto a ritardare. Ma eccolo qua che Di Luca e Lanfranchi si riportano sulla coppia al comando, quindi quattro uomini al comando. Auro. Sì, io ho rallentato un attimo per vedere il rientro di Garzelli. In realtà Garzelli si è fatto raggiungere da Mancebo, da Blanco, da Frigo, da Piepoli e da Sergei Gonciar. Quindi troviamo sei uomini, compreso Garzelli, a 18 secondi dal gruppo Maglia Rosa. Questa è la situazione, la discesa è velocissima, al nostro contachilometri 85 orari. Rientra anche Ivan Basso in questo momento. Ma al comando abbiamo quattro uomini, Gonzales, Victor Peña, Di Luca e Lanfranchi, mentre aumenta il gruppo della Maglia Rosa, Casagrande, Mancebo, Buenaora, Simoni, Mazzoleni, Gotti, Belli, Cardenas. Il ritardo di Garzelli 1:20, quello di Piepoli e Frigo 1:35, ormai aumenta il ritardo di Tonkov e di Noè. Quattro uomini al comando, Di Luca attaccante alla grande nella prima parte, ha avuto
qualche problemino nel tratto finale dell'ascesa, però ha recuperato in discesa. Può Di Luca riproporsi come vincitore di tappa? Sì, può riproporsi come vincitore di tappa e può ritornare in alto nella classifica generale. Ricordiamo che questa mattina era 17esimo in classifica con un ritardo di 5 minuti e 49 secondi. Molto bravo anche Lanfranchi. Lanfranchi che è arrivato terzo nella tappa di Peschici, dietro sempre a Di Luca, secondo arrivo Belli. Lanfranchi che è arrivato anche terzo in una tappa della Vuelta a Murcia, è arrivato quarto nella tappa di Prato. Sta facendo un ottimo giro. Poi ieri è stato molto bravo nel riportare. Intanto c'è stata una caduta, dovrebbe essere buona ora. Cepe Gonzales, purtroppo il colombiano ancora una volta ha dimostrato, ecco qua che la regia ci ripropone lo scivolone di Cepe Gonzales. Cosa è successo? Hanno sbagliato traiettoria i corridori che lo precedevano. Lui si è spaventato, ha frenato di colpo con il freno anteriore e ha perso aderenza ed è caduto a terra. Peccato, perché il Cepe anche oggi era stato uno dei grandi protagonisti. Torniamo con le immagini in diretta, ripetiamo per quanti si fossero messi in ascolto, in visione in questo momento sono le fasi conclusive di una delle tappe più attese, più difficili di questo giro di tappa, di Giro d'Italia. È la 14esima tappa, stanno scendendo dal Gavia verso Bormio, appena caduto Cepe Gonzales, e pertanto al comando adesso abbiamo Victor Peña. Poi Lanfranchi. Un'altra caduta, sempre nello stesso tratto è caduto Santiago Blanco, la stessa curva dove prima è caduto Cepe Gonzales. Un colombiano e uno spagnolo. Auro. È subito ripartito Santi Blanco, io stavo per intervenire dicendo che il gruppo di Garzelli nel quale si trovava Santi Blanco, nel quale ci troviamo noi, sta per agganciare Casagrande, quindi presto. Ormai i due gruppetti sono divisi da un 10 secondi, non di più. Tre uomini al comando, Gonzales, poi Peña, Di Luca e Lanfranchi. Si sta avvicinando, è cronometrato a 45 secondi il gruppo di Casagrande, Mansebo, Buenaora, Simoni, Mazzoleni, Gotti, Belli e Cardenas. Sta avvicinandosi anche Garzelli, quindi arriveremo con un gruppo, possiamo ipotizzare un gruppo con tutti gli uomini di classifica generale, ad eccezione di Tonkov e Noè, che erano in ritardo rispetto a questi due gruppetti. Però prosegue l'azione di Lanfranchi, di Luca e di Peña. Ricordiamo che questi corridori sono in fuga da questa mattina, sono usciti all'ottavo chilometro, da prima erano in 16, poi c'è stata una selezione in seguito alle scalate del Tonale e soprattutto del Passo Gavia. Adesso sono rimasti in fuga questi tre. Qui debbono affrontare un percorso alternativo per lavori in corso su quella che era la strada ufficiale. Adesso sono ritornati sulla statale, tra poco arriveranno a Bormio, poi a lì comincerà questo circuito di 11 chilometri con due salitelli. E incomincia lo striptease, è arrivato Paolini che è stato campione d'Italia, Paolini che fa parte dello staff tecnico della cantina Tollo. Cosa ha dato a Di Luca? Che butta via? Gli ha dato un panino e lui non lo vuole il panino adesso, anche perché mancano meno di 20 km all'arrivo, probabilmente vuole qualche borraccia di zuccheri, perché adesso hanno bisogno di zuccheri, hanno consumato tanto, hanno fatto una salita lunghissima, il freddo ha aumentato il dispendio energetico, quindi è importantissimo alimentarsi con sostanze zuccherini in questo finale di tappa. E intanto Cepe Gonzales, eccolo qua in ultima posizione, è rientrato. Pronto recupero da parte del Cepe. Cepe Gonzales ritorna su Peña, Di Luca e Lanfranchi, quindi abbiamo quattro uomini al comando, mentre il ritardo di Pantani è... era di 15 minuti alla Gran Premio della Montagna. Intanto proprio vediamo con l'elicottero il distacco, abbiamo visto i quattro al comando, adesso attendiamo il gruppetto inseguitore. 16 minuti adesso il ritardo di Marco Pantani, eccolo qua il gruppetto inseguitore con Simoni, con Belli, con Casagrande, con Mazzoleni. Mazzoleni molto bravo, si è portato al comando. Ecco, vedete quanto è importante un compagno di squadra. Mazzoleni ha cominciato la salita in fuga, in cima è stato raggiunto dal suo compagno di squadra Gotti, adesso a tutta sta tirando in questo tratto in leggera discesa. Ecco, vuoi spiegare cosa significa avere un compagno di squadra che può andare all'attacco, che può fare da punto d'appoggio, fa parte di una
sottile concezione tattica che vorrei che tu spiegassi. Mazzoleni, se avesse cominciato la salita con il gruppo, non avrebbe avuto la possibilità di stare con Gotti. Cominciando la salita con 4 minuti di vantaggio, è salito del proprio passo, è salito molto forte perché altri corridori si sono staccati. È stato raggiunto da Gotti in cima, ha fatto la discesa con loro e in questo tratto dove bisogna spingere, dove bisogna pedalare, si porta al comando e dà la possibilità a Gotti di rimanere a ruota. E il gruppetto del quale fa parte Gotti e anche gli altri possono recuperare. Intanto problemi di crampi per Garzelli. Ed ecco che la regia ci ripropone appunto questo massaggio. Crampi, il freddo, le condizioni atmosferiche che continuano a cambiare. Crampi per Garzelli. Non riesce più a pedalare, difatti è costretto a smettere di pedalare, è costretto a staccarsi. Guardate intanto la sofferenza in viso, non può più pedalare. Speriamo che gli passi questo crampo alla coscia destra. Tanto vedete che cerca di distendere la gamba, il freddo, la fatica gli hanno un po' bloccato la muscolatura. Adesso sembra che abbia superato il problema, al massimo rapporto 53-11, discesa si va a 70 all'ora. Adesso sta rientrando. Allora, 4 uomini al comando, Victor Peña, Di Luca, Lanfranchi e Gonzales. All'inseguimento Casagrande, buona ora. Simoni, Mazzoleni, Gotti e Belli. Il ritardo è di 45 secondi. Siamo ormai a Bormio, ancora 13 chilometri per la conclusione, alla conclusione. Adesso siamo ormai in pianura, transiteranno a 200 metri qui dal traguardo, svolteranno a destra e lì comincerà una salitella di 2 chilometri. Mentre il gruppo di Casagrande mi sembra che stia per rientrare o comunque sta guadagnando terreno nei confronti dei 4 di testa. Può questa salitella cambiare l'attuale situazione? Intanto anche il gruppo di Garzelli, di Frigo, sta ritornando sul gruppo Maglia Rosa. Praticamente abbiamo detto tutti gli uomini dell'alta classifica si ritroveranno in gruppo, la salita e la discesa, mentre vediamo che Garzelli ha superato il brutto momento che abbiamo appena seguito in diretta. Sentiamo Auro. Decisamente diminuito il vantaggio dei 4 al comando, 150 metri il vantaggio. Adesso ci sono delle curve, bisogna vedere i battistrada come, però mi sembra che siano molto stanchi, è comprensibile. Di Luca si ferma, Cepe Gonzales anche, cerca di insistere, Lanfranchi, ma mi giro ed ecco la maglia rosa, ormai gruppo compatto. Ed ecco Lanfranchi in prima posizione con Victor Peña in seconda. Poi vedete il Cepe, poi vedete Di Luca, 4 uomini al comando che stanno però per essere ripresi dal gruppo della Maglia Rosa. Mi sembra di vedere qualcosa nel sellino di Peña, mi sembra. Dovrebbe essere un sacchetto da rifornimento, tante volte un corridore mette lì anche una carta per eventualmente utilizzare nel tratto in discesa. Eccolo qua il gruppo della Maglia Rosa che sta per entrare sul quartetto. Adesso puoi così ipotizzare il vincitore di questo sprint. Ormai la Maglia Rosa ha controllato alla grande. Ecco, questo è il dato tecnico più importante di questa corsa, di questa tappa. Senza affannarsi eccessivamente, Francesco Casagrande ha controllato la situazione. Ha lasciato che si scatenassero in salita, è rimasto col suo passo nella scia di coloro che credevano di avere sufficienti energie per attaccare, li ha ripresi, li ha ricontrollati, adesso è ancora in testa al gruppo degli uomini di alta classifica e va addirittura a riprendere il gruppo dei 4 battistrada. 4 battistrada che vedete sono Peña, Di Luca, Lanfranchi e Gonzales. Grandissimo Casagrande. Sì, è stato bravo oggi, ha controllato la situazione, adesso sta riportandosi sul quartetto al comando, ormai si sono rialzati. Auro. Credo che Garzelli abbia superato il momento di crisi, adesso è lui a tirare l'inseguimento alle sue spalle, Basso, poi Frigo, poi Gongiar, poi Piepoli, Santi Blanco e Mancebo. 150 metri da recuperare ancora per Garzelli quando mancano 10 chilometri alla conclusione.
Adesso c'è un tratto in discesa, poi uno strappo secco. Secondo me in questo strappo la pendenza è anche al 12-13%, un paio di tornanti, poi la salita torna regolare per altri 6-700 metri. Attenzione perché gli ultimi 4 km sono in discesa, 3 km, ci sono 7 tornanti e un piccolo poggio, almeno sembra. La discesa termina all'ultimo chilometro. Tanto è Simoni che si è portato al comando con Francesco Marcato da Casagrande. Adesso loro stanno spingendo a fondo perché comunque Tonco meno è sono staccati. Sì, allora Favretti. Io sono a 10 km dalla conclusione, sono proprio con Noè e Tonkov. Il distacco dei due è di un minuto rispetto al gruppo di Garzelli. I due stanno conducendo la corsa direi in maniera molto intelligente, si stanno dando regolarmente il cambio, insomma stanno cercando di riportarsi dentro e adesso siamo proprio per transitare sotto lo striscione dei 10 all'arrivo, direi che si danno regolarmente il cambio e stanno recuperando, piano piano ma stanno recuperando. Mi sembra di aver visto Lanfranchi fermarsi ad attendere Noè e Tonko. Perfetto. Sono proprio con Lanfranchi tramite auricolare. Torniamo con la diretta, problemi per Auro Bulbarelli, pubblicità. Appunto questo gesto di grande saggezza tattica da parte di Lanfranchi che faceva parte del gruppo di testa, si rialza per attendere Tonkov e Noè che vengono cronometrati a 1.20, meno di 8 chilometri la situazione. Victor Peña, Di Luca, Gonzales, Casagrande, Buonaora, Simoni, Mazzoleni, Gotti, Belli e Cardenas. 10 uomini al comando, il gruppo di Garzelli è cronometrato a 20 secondi. Auro. Dario Frigo, che faceva parte del gruppo di Garzelli, è rientrato in questo momento. In leggera difficoltà Gonciar, si è staccato Ivan Basso, mentre Garzelli deve ancora recuperare un centinaio di metri. Mi sembra che la Mapei stia facendo un po' di confusione perché ha cercato di vincere la tappa con Lanfranchi, poi ormai quando è tardi ha fatto aspettare Lanfranchi per riportare sotto Tonkov e Noè. Ieri Noè è scattato e ha lasciato un po' Tonkov là, poi dopo si è staccato. Intanto vediamo anche Garzelli che cerca di riportarsi sotto. Alessandro! Sì, allora siamo a 7 km e mezzo dalla conclusione. Lanfranchi vede Noè e Pavel Tonkov, si volta indietro, ormai i due sono a una decina di metri da Lanfranchi, molto molto stanco Andrea Noè. In questo momento è Pavel Tonkov che sta spingendo di più e Noè che cerca di tirare il fiato. Lanfranchi adesso è stato agganciato da Tonkov e lo stiamo vedendo Alessandro. Eccoli qua. Adesso i tre proveranno a recuperare lo svantaggio e a riportarsi sul gruppo della maglia rosa. A voi. Ed ecco il terzetto della Mapei. Lanfranchi, Noè, Tonkov. Era Tonkov l'uomo di punta per il Giro d'Italia, mentre la Mapei per il Tour de France presenterà uno squadrone che punterà esclusivamente ai successi di tappa. Eccoli qua, gli uomini al comando, sempre Simoni e Casagrande in testa tutta per cercare di staccare Garzelli che insegue con Piepoli a una ventina di secondi di ritardo. È rientrato Frigo, adesso mancano 7 km alla conclusione, quando i corridori troveranno il cartello 6 comincerà l'ultima salita di quest'oggi, 1800 metri, una salita abbastanza impegnativa. Questa salita, questo è il gruppo di testa, Peña, Di Luca, Cepe Gonzales, Cardenas, Casagrande, Simoni, poi Mazzoleni, poi Gotti, Belli e Cardenas. Può questa salita cambiare la situazione? Può cambiare perché ci sono tanti corridori stanchi. Eccolo qua, Garzelli con Piepoli hanno 100 metri di distacco dal gruppo di testa. Adesso comincia l'ultima salita, mentre qui siamo con i tre uomini della Mapei, Lanfranchi in testa, Tonkov in seconda posizione e Noè in terza. Eccola qua, ultima salita, 6 km all'arrivo. E mettiamo subito la telecamera in testa a questo gruppetto per vedere chi ha intenzione, chi ha gambe, chi ha cervello, chi ha cuore per attaccare. Siamo ormai all'ultima asperità di questa giornata, Casagrande là, c'è naturalmente Simoni in prima posizione ed eccoci con Garzelli e con Piepoli disperatamente lanciati all'inseguimento e inseguimento che sta per concludersi positivamente. Garzelli crampi, freddo,
comunque si è riproposto tra i grandi. Comunque allora, fa vediamo. Fatica a rientrare, potrebbe anche riuscirci, però c'è sempre Simoni, vedete come sono in fila indiana, c'è un corridore in difficoltà. Adesso ci sono ancora 1000 metri in salita, comunque non molla, Garzelli ha superato il problema alla gamba destra. Attenzione, Casagrande scatta ed è Simoni che si porta nella sua scia. Casagrande, mentre possiamo annunciare al tifoso che ci aveva scritto in precedenza per sapere come era andato Massignani, abbiamo sentito nell'auricolare Eugenio De Paoli annunciare a Ferretti che sul traguardo c'è, ci dovrebbe essere, attendo il mio filmato, il filmato di Massignani, quindi potremo accontentare il tifoso che ci aveva chiesto notizie di Massignani presentandoglielo almeno in alcune immagini di 30 anni fa. Fabretti. Allora, Rubiera intanto sta rientrando sul terzetto della Mapei. Come vi avevo detto, Andrea Noè è molto stanco e rimane sempre indietro, ma il distacco, almeno per quel che ho potuto vedere e valutare, rispetto al gruppo di Garzelli è ulteriormente diminuito. Credo siamo intorno ai 45 secondi. È tornato a crescere Alessandro. Sì, è ritornato a crescere. Sì, è ritornato a crescere, adesso è intorno al minuto. E intanto però si è staccato Lanfranchi e quindi Pavel Tonkov e Andrea Noè stanno tornando da soli. Dunque Lanfranchi è tornato indietro e Noè e Tonkov sono nuovamente da soli. E intanto cronometrano il ritardo di Tonkov, Noè e Lanfranchi. Lanfranchi che però ha perso contatto da Tonkov e Noè a un primo e 30 secondi quando mancano 6 chilometri alla conclusione. Siamo ormai in vista della vetta di questa salita, ormai 5 chilometri alla conclusione, sempre Francesco Casagrande in prima posizione con Simoni in seconda. Mi sembra che nessuno abbia la possibilità, abbia la forza di scattare. Intanto vedete che Francesco Casagrande chiede l'aiuto di altri corridori e Simoni si porta in testa. 5 chilometri all'arrivo, ancora 500 metri di salita. 5 chilometri alla conclusione, Casagrande controlla. Ecco che scatta il cronometro per vedere esattamente il vantaggio dei battistrada nel gruppetto sia di Garzelli che di Tonkov. Il ritardo di Garzelli. Ed eccoci col gruppetto di testa, piove ancora qui sul traguardo di questa 14ª tappa. Ed eccoci con il gruppo di testa che, ripetiamo, è composto da Victor Peña, Di Luca, Gonzales, Casagrande, Buenaora, Simoni, Mazzoleni, Gotti, Belli, Cardenas, Frigo e Blanco. A 10 secondi Piepoli e Garzelli. Chi è il miglior sprinter? Il miglior sprinter è Di Luca, ma potrebbe essere anche stanco. Non dimentichiamoci che è uscito all'ottavo chilometro e adesso sta pagando un po' lo sforzo. Auro. Per dire che Santi Blanco sta cedendo. Lo stiamo vedendo, di fatto. È stato superato da Garzelli e da Piepoli. Certo, c'è da dire che questi 100 metri per Garzelli sono un'odissea. Vede la maglia rosa lì davanti, sempre vicina, sempre a portata di visuale, ma non riesce a prenderla. Se scollina con 14 secondi potrebbe anche rientrare, perché adesso, tanto, eccolo il distacco di Tonkov. Pavel Tonkov 1:27, adesso ha preso lui le redini dell'inseguimento, è Pavel Tonkov che conduce con Noè in seconda posizione. Lanfranchi, che faceva parte del primo gruppo e che si era staccato proprio per dare una mano a Tonkov, ha perso ulteriormente terreno. Eccola la discesa, ci sono da affrontare 7 tornanti, 2 ci saranno adesso, sempre Simoni in prima posizione, Francesco Casagrande in seconda, poi tutti gli altri. 10 secondi il ritardo di Piepoli e di Garzelli, 1 minuto quello di Gonciar e di Basso, 1:22 quello di Tonkov con Noè. Per me Garzelli rientra, difatti eccolo lì che sta per accodarsi agli ultimi, sta affrontando il tornante adesso con Piepoli a 10 metri e Santiago Blanco un po' più indietro. Ecco, intanto c'è stata una caduta, i due corridori della Selle Italia, Buenaora e Cepe Gonzales. E sono sempre loro, purtroppo, che dimostrano carenza anche nell'affrontare le discese. Cardenas in difficoltà, lo vedete proprio
è buona ora. Cepe Gonzalez questa volta riesce a frenare e a ripartire, quindi solo buona ora è caduto. Sta transitando al cumulo della salitella anche Tonkov con Noè. Immagini in diretta, 3 chilometri alla conclusione, notizie sul rettilineo finale. Rettilineo finale di 900 metri, in leggera salita, la discesa termina all'ultimo chilometro. Adesso c'è questo rettilineo, poi ancora due tornanti di Lucca leggermente... Casagrande, attenzione, Casagrande si mantiene in prima posizione. Una dimostrazione di forza, affronta con tranquillità ma con sicurezza questo... tornante. Siamo ormai in vista del triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro. Ecco che Garzelli fa l'ultimo sforzo, ecco che si accoda. Sì, dietro, davanti lui adesso c'è Di Luca con 30-40 metri, molto bravo, molto accorto. La strada è bagnata, bisogna frenare molto in anticipo, bisogna impostare la traiettoria e non più correggere, altrimenti si finisce per terra. Casagrande. Vediamo che Simoni si mantiene a distanza di sicurezza, non vuol prendere rischi. Alessandro. Sì, solo per dirvi che la coppia formata da Tonkov e Noè ha raggiunto la coppia formata da Ivan Basso e Sergei Gonchar. Adesso sono in quattro ad affrontare la discesa. Siamo con Garzelli a 2 chilometri dalla conclusione. Victor Peña, Danilo Di Luca, Pico Gonzales, vale dire il Cepe, Francesco Casagrande, Hernán Buenahora, tanto Gilberto Simoni, Eddie Mazzoleni, Ivan Gotti, Vladimir Belli, Rafael Cardenas, Dario Frigo e Gil Blanco. Questi sono gli uomini che stanno per affrontarsi nel decisivo sprint per l'aggiudicazione di questa 14ª tappa. Ultimi tornanti, siamo ormai a 1500 metri dal traguardo, sempre Casagrande con Simoni, poi... mi sembra Mazzoleni, poi c'è Belli. Di Luca ha avuto un po' di difficoltà, c'era davanti a sé Peña che gli ha fatto da tappo e questi sono gli ultimi corridori del primo gruppetto. Eccolo qua Di Luca che è riuscito a passare Peña, però è in leggero svantaggio nei confronti di Casagrande. Ma ora aspettiamo lo sprint Casagrande. Eccolo là, primo, maglia rosa, primo in classifica generale, primo in questo gruppo che sta affrontando l'ultimo chilometro. Lo sprint con marcato stretto da Simoni che ha cercato in più di un'occasione di andare all'attacco. Potrebbe partire, mi sembra, Mazzoleni che c'era in terza posizione. Guardiamo un attimo chi c'è. C'è stata selezione in quest'ultima discesa, Simoni che vuole vincere la tappa, intanto Casagrande... Ecco, hanno parlottato. Parte Belli, no, non parte più, c'è anche Mazzoleni che controlla la situazione. Quarta posizione. Allora Casagrande sulla sinistra, Simoni per al centro, parte Belli Mazzoleni tra un con po'. La maglia bianca, poi Mazzoleni con la maglia gialla in quarta posizione. Ecco lanciato lo sprint, c'è sempre Casagrande che controlla la situazione. Vogliamo ricordare gli abbuoni. Con Casagrande, Simoni, Belli in terza posizione, eccoli qua ripresi da un'altra angolazione. Sulla sinistra scatta Eddie Mazzoleni, Casagrande è dall'altra parte della strada, Simoni si è lasciato forse sorprendere, eccoli ormai ai 100 metri, c'è Simoni in testa ed è lui che vince, secondo Mazzoleni, terzo è Casagrande, quarto è Belli, poi vediamo che arriva Frigo, poi la volta di Gotti, ecco che arriva Garzelli, poi Victor Peña, poi ancora sgretolato il gruppo, vediamo che arriva Di Luca, ecco qua Danilo Di Luca, autore di una ottima prestazione, un grande recupero, poi la volta di Piepoli, poi vediamo i due spagnoli, Cepes Gonzales e Gil, poi ecco che stanno tagliando il traguardo ancora. Vediamo Cardenas con il 74 e con il 151. José Jaime Pico Gonzales, detto El Cepe. Il giudizio su questa tappa, Davide Cassani. È stata
stata una tappa impegnativa, resa dura anche dal brutto tempo, dalla pioggia. Nel finale abbiamo visto i corridori veramente stanchi. Comunque un Francesco Casagrande che ha controllato la situazione, un Simoni sempre più brillante, non è riuscito a vincere ieri, ci è riuscito oggi. Una vittoria meritata perché è stato l'unico ad attaccare sulla salita della Gavia. Allora, cosa ha detto di importante questa tappa? Simoni che ritorna ad attaccare, Di Luca che recupera dopo la defaillance di ieri, mentre eccoci ancora con uno sprint che vede in prima posizione, ecco che arriva Tonkov con Gonchar e con Noè. Allora, nuovo ritardo di Tonkov, mentre ora vedete inquadrato Ivan Basso, nuovo ritardo di Tonkov, Simoni con Di Luca che evidentemente hanno ancora sufficienti energie per attaccare, Casagrande che può controllare, ecco che taglia il traguardo Ivan Basso, poi vediamo ancora uno sprint, vediamo che è arrivato Lanfranchi, poi mentre aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. Simoni che adesso è terzo in classifica generale, è riuscito a superare Belli. Scusa un attimo, Tonkov, perché la regia ci sta riproponendo dalla telecamera posta sull'elicottero lo scatto di Mazzoleni. Mazzoleni scatta, Simoni è pronto ad agganciare la ruota di Mazzoleni, poi vedete Casagrande e Belli in lizza per la terza posizione, la finale volata di Simoni che vince a braccia alzate. Ora ancora lo sprint, vedete sulla destra Simoni con la maglia giallorossa Mazzoleni, al centro la maglia rosa di Casagrande e Simoni, Gilberto Simoni trentino, vince meritatamente. Prima vittoria di Gilberto Simoni al Giro d'Italia. Attendiamo ora 36:18 la media, attendiamo l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo, 5 ore, 38 primi, 9 secondi alla media di 36:020. Cosa ci ha detto questa tappa? Ci ha detto che Tonkov e Noè non hanno una buona condizione, Tonkov in difficoltà ieri, in difficoltà oggi, Noè brillante, abbastanza brillante ieri e oggi invece è andato in difficoltà. Sono comunque riusciti a contenere il ritardo, però 1:30 sono troppi, anche perché adesso Tonkov si trova a 2:30 dalla maglia rosa. Ha fatto un balzo in avanti Simoni, che adesso è terzo in classifica generale, con un ritardo inferiore al minuto. Garzelli comunque si è difeso, ha perso pochi secondi, intanto vediamo proprio qui l'ordine di arrivo. Frigo è arrivato quinto a 7 secondi, Gotti sesto a 7 secondi, poi Garzelli 11. Ecco, adesso Garzelli in classifica ha un ritardo intorno ai 30 secondi, anche perché oggi Simoni ha guadagnato 12 secondi con gli abbuoni. Nesci alla grande, Casagrande. È riuscito a guadagnare nei confronti di Tonkov, di Noè, è riuscito a guadagnare qualche secondo nei confronti di Garzelli, ne esce la grande Simoni, anche perché Simoni l'anno scorso è stato quello che ha fatto il finale di giro, è stato uno di quelli che ha fatto un finale molto buono, quindi potrebbe ancora avere delle chance per la vittoria finale di questo giro, soprattutto per quanto riguarda le tappe di Prato Nevoce e di Briançon. La tappa di domani non presenta grandi difficoltà. Si parte da Bormio, si fa la Prica, poi si arriva a Brescia. A Brescia c'è un circuito con una salitella leggera del castello, una tappa per velocisti, anche se dopo queste due tappe dolomitiche hanno abbandonato Cipollini e 40 vincitori di due tappe, Cipollini di una. Quali tappe potrebbero, e uso il condizionale, cambiare ancora la classifica generale? La tappa di Prato Nevoso giovedì prossimo, la tappa di Briançon, anche quella una delle più dure del giro, con il Colle dell'Agnello, Cima Coppi, poi subito dopo il Colle dell'Agnello l'Isoara. Intanto vediamo la volata, Mazzoleni è partito bene, però ormai le gambe non ne avevano più
non avevano tanta energia da poter spendere. Gilberto Simoni ha atteso gli ultimi 150 metri e abbastanza facilmente è riuscito ad imporsi. Ma secondo te può cambiare ancora qualcosa in questo Giro d'Italia? Può cambiare ancora tanto, perché non c'è un corridore che si supera, non c'è un corridore al di sopra degli altri, anche perché secondo me oggi il Gavia non è stato affrontato molto forte. I corridori che erano in fuga hanno comunque mantenuto un buon margine di vantaggio al Gran Premio della Montagna. Sì, Simoni è partito bene, è partito forse un po' troppo presto, ma la velocità non è stata sostenutissima. Tanto sta arrivando Savoldelli. Savoldelli che oggi ha pagato gli sforzi della tappa di ieri. Il ritardo di Savoldelli, vedete, supera i 6 minuti. Un peccato perché Savoldelli, uno dei giovani più attesi, uno dei giovani più promettenti, indubbiamente il miglior discesista. Evidentemente un giro sfortunato per lui, la caduta che lo ha tolto subito dalle zone alte della classifica, ma che soprattutto ha inciso forse in maniera determinante sul suo morale. Ed ecco qua Gilberto Simoni, trentino, terzo l'anno scorso, può risalire alla grande sul podio. E difatti ora è terzo in classifica generale. E a questo punto, con questa inquadratura di Simoni, ottimamente piazzato in classifica generale, vincitore di questa tappa, linea a Claudio Ferretti, linea al processo alla tappa. Vittoria stagionale, prima vittoria di una tappa al Giro, terza vittoria in assoluto. Gilberto Simoni aveva vinto una tappa al Giro del Trentino nel 97.